Buongiorno a tutti e benvenuti al Regionale TG del Friuli Venezia Giulia. Il Regionale TG oggi ha come curiosità anche le previsioni per il meteo del weekend e l'inizio della prossima settimana. Andiamo subito a informarvi delle notizie importanti della nostra regione. Alla Pisana, giovane contrae da febbre dengue. Il comune ordina la defenestrazione di Aprilia. Immigrazione, un flop, le pattuglie miste con la Slovenia, non bene. Diritti e politica, l'appello del Friuli, terra di Eluana. Ora il Parlamento si muova in fretta. Tarvisio sorpreso con gas lacrimogeno, denunciato. Altra notizia è quella su Udine Maxi. Progetto per ampliare il centro di 100 ettari il parco del Cormor. Premiato in questura, segue i ladri e intanto telefona alla polizia. Arrestati i malviventi, premiato invece quello che li ha seguiti e ha chiamato la polizia. Molto bravo. L'altra notizia è quella sul il quesito dell'antipromozionale. Saro dice il referendum è del tutto sbagliato. Altra notizia invece, quella su Pordenone, addio a Erika, 41 anni, sapeva portare alla luce i ragazzi meno fortunati. L'altra notizia è quella su via Deciani, stratonava e spinta a terra. Scippata in pieno centro un'anziana di 87 anni a Udine. A Gemone del Friuli invece anziana precipitò dalla scala, badante condannata, non la dita però. L'altra notizia è quella su, tornando alla notizia, quello su che l'hanno trovato con lo spray lacrimogeno, in giro in furgone a bordo uno spray lacrimogeno, denunciato un ventenne polacco, perquisito dai carabinieri all'altezza della barriera di Ugovizza. L'altra notizia è quella di Paderno, truffatori dell'acqua all'opera nel quartiere, nella zona a nord del centro, segnalata una telefonata di presunti operatori che propongono nuove tariffe, quindi non accettate queste chiamate. Altra notizia è quella su Friuli Venezia Giulia in Italia, maglia nera per le imprese giovanili. Su un totale di 89.000 imprese attive, solamente 6.806 sono in mano agli under 35. Cercivento è il comune leader con 22% di imprese giovani. Altra notizia è quella, tornando a quello che aiuta la polizia a catturare due ladri in autostrada, premiato in questura. Un giovane udinese ha indirizzato gli agenti dopo aver notato il comportamento sospetto di una coppia di individui. L'altra notizia che parlavamo prima del titolo del Parco del Cormor, beh, via il progetto di ampliamento da via Martignacco a via Venezia. Questa è la base del progetto presentato all'amministrazione comunale di Udine, non a capo dall'architetto Pirzio Pirolli. Michelini dice il Parco del Cormor diventerà il Parco del Friuli. L'altra notizia è quella sulla cronaca, fine attività per il Dracula, dei distributori di benzina. I carabinieri della stazione di Tercento hanno sgominato una banda attiva di province delle vicine Treviso e Venezia. Andiamo subito a informarvi invece della situazione della nord-est economia, dove la Confartigianato Friuli Venezia Giulia, il governo cambi subito il decreto crescita. Andiamo a vedere invece subito il meteo regionale perché ci sono delle novità per questo weekend e nei prossimi giorni. Infatti, la situazione si prevede che sulla regione, nei prossimi giorni, afferiranno correnti occidentali in quota dal sud-ovest, più umide negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Devo vedere proprio il tempo per domani, un tempo decisamente nuvoloso e insidioso di umido, perché su tutta la regione cielo da nuvoloso a coperto. E saranno probabili delle piogge sparse intermittenti, in genere deboli o moderate, specie verso sera,
e a est, più abbondante in sul Prealpi Giulie. Possibile formazione di foschia su pianura e costa, e alta quota nel Tervisiano, possibile tempo migliore. Le temperature in pianura si prevedranno minime intorno ai 14-17 gradi e le massime intorno a 22-24 gradi. In costa minime da 17 a 20 gradi, le massime intorno a 22-23 gradi. In 1000 metri 14 gradi, 1000 metri 9 gradi la media. Vediamo il tempo per domenica, ultima domenica del mese, cioè domenica 29 settembre. Si prevede che su tutta la regione c'è in presenza del nuvoloso, ma sulle Prealpi e in genere nella fascia orientale la nuvolosità sarà più intensa con cielo coperto. Saranno probabili delle piogge sparse, intermittenti, in genere deboli, specie da est cioè sulle Prealpi. Possibile formazione di foschia in pianura e nel pomeriggio vento da sud o sud-est sulla costa. Ad alta quota nel Trevisiano possibile tempo migliore. Le temperature in pianura si perderanno intorno ai 15-18 gradi, le massime intorno ai 24 gradi. In costa minime da 17-20 gradi, le massime intorno ai 21-23 gradi. In 1000 metri 14 gradi, 2 metri 8 gradi la media. Vediamo il tempo per inizio della prossima settimana. Non migliorerà molto, cioè la tendenza si prevede che il 3 settembre, lunedì, cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia in debole, di genere debole. Le temperature in pianura si prevederanno intorno ai 16-18 gradi e le minime in costa da 19 a 21 gradi. In pianura e costa le massime intorno a 22-24 gradi, in 1000 metri 15 gradi, 2 metri 9 gradi la media. Infine, la tendenza per la martedì 1 ottobre si prevederà proprio brutto tempo, cioè cielo in prevalenza coperto, con probabili piogge sparse nella nostra regione. Sulla costa, però, la giornata supererà sirocco moderato. Le temperature non cambieranno molto: in pianure minime da 17 a 19 gradi, le massime intorno a 20-23 gradi. In costa minimi di 18 a 21 gradi, nelle massime intorno a 22-24 gradi. In 1000 metri 14 gradi, 1 metro 9 gradi la media. Vedete che le temperature con l'umidità non cambiano molto e soprattutto sono temperature molto umide che danno molto fastidio. Come si dice, siamo entrati completamente in autunno col tempo e con le temperature, quindi temperature autunnali e un po' stabili nella media e soprattutto tempo ungioso, cioè fastidioso, pioggetta, non pioggetta, foschia, non foschia, sole, non sole, non si capisce più niente, ormai ci mettiamo tipo modalità cipolla, ecco. Quindi da Dove c'è Nordeste, Runo e Sam Radio, il DG regionale del Friuli Giulia col meteo del weekend finisce qui, ci sentiamo lunedì per le prossime notizie di quello che succede nel weekend e nel meteo del Friuli Giulia. Grazie a tutti voi, da Marco è tutto. Mandi, ciao ciao!